19 giugno 1938. A Colombes, poco fuori Parigi, va in scena la finale della terza edizione dei mondiali. La cornice di pubblico è impressionante, 60.000 gli spettatori presenti. Si affrontano Italia e Ungheria, guidata dal tecnico Károly Dietz. La squadra magiara è una formazione solida. Gli ungheresi sono forti fisicamente e tecnicamente e schierano un attaccante formidabile, Gyorgy Sárosi. Come è accaduto nelle partite precedenti, l'Italia parte a testa bassa e va in vantaggio. L'Ungheria però pareggia subito, ma l'equilibrio si spezza di nuovo. I gol di Piola e Colaussi portano il risultato sul 3-1 per la nazionale di Pozzo. L'Ungheria riduce ancora lo svantaggio con Sárosi, che riapre la gara fino al gol di Piola, che chiude il match sul 4-2 per gli azzurri. L'Italia di Pozzo, per la seconda volta consecutiva, è campione del mondo. Il capitano del nostro 11 sale in tribuna d'onore per ricevere dal presidente Lebrun l'ambitissima Coppa d'Oro.